che cosa significa essere figlia di un fabbro e raccontaci un po' chi era tuo papà. Allora, lui era il fabbro del paese. Ha fatto delle cose belle, delle cose meno belle, diciamo, no? Perché che non si vedono soprattutto, erano quelle che si vedono, ora non si vedono più. Però quello che era piacevole, no? Era l'atmosfera che si viveva intorno alla bottega, dalla mattina fino alla sera, all'ora di cena, fino alle 7, con la luce dell'unica lampadina gialla, fino a che non è arrivato il neon, che ha completamente cambiato quello che era l'ambiente con quella luce fredda. Poi c'era una lampadina gialla e tutti si fermavano a parlare con il bottega. Tra una botta dell'incudine e un rumore della ventola per scaldare il ferro, perché faceva i lavori così. Papà tuo, scusa se ti ho interrotto, si chiamava, come ce l'hai Adelfo detto? Antonini. Adelfo Antonini, e quindi faceva ferro battuto. Sì, allora lui ha cominciato da ragazzino a 11 anni con i Fabbri Serafini, che erano due fratelli e che avevano la bottega in Via dei Fabbri. E lì, anche lì era la fucina dei giovani, perché una volta o andavi a fare il contadino o imparavi un mestiere. E lì per un periodo c'è stato anche mio suocero a imparare a fare il fabbro. Poi dopo la vita l'ha portato ad altre scelte Perché che come vedremo. funzionava? Cioè si andava a, diciamo, a A imparare il imparare il mestiere, mestiere, poi sì. dipendeva se rimanevi, cioè, Sì, dalle se c'era abilità. poi la possibilità di essere, non venivano pagati logicamente, davano il panzo, il Raccontaci pranzo. come funzionava Allora, l'apprendistato. lavoravano e imparavano, cioè, adesso io non l'ho vissuta questa perché l'ho trovato già grande, però mi raccontava che andavano a casa, andavano lì, imparavano e poi vivevano nella famiglia. Se c'era attitudine, no? Come adesso per le arti, se c'è attitudine ti prende l'artista, no? E cioè, se c'è, oltre l'attitudine, l'intelligenza, anche la volontà di apprendere, di realizzarsi. Ma allora il fabbro era soltanto quello che accomodava gli strumenti per la campagna, l'aratro, le seminatrici, la cosa, penso, per tagliare le messi, chiamiamole. Ora, due Lavorava. ragazzi c'erano, aveva preso un primo ragazzo che ora non c'è più, anche lui. Si chiamava Mario Rosi, che era un ragazzino piccolo, ci avrà avuto 11 anni, insegna, però non era molto adatto. E quindi poi si emigrò, andò a Milano a lavorare in fabbrica e poi arrivò Sandro. Sandro, che era già grandicello e aveva molta, molta attitudine, molta creatività. E poi era simpatico. Lui viveva praticamente, stava vicino al paese, però molto spesso stava a pranzo con Da noi. voi. Quindi Sì. E ecco, il suo allievo è sì, stato Sandro, Sandro. sì. E che ha ereditato poi quando è morto tutti gli strumenti, l'incudine che ancora ha, la sega che ancora ha, perché dopo l'avrà comprate altre sicuramente, molti strumenti ce l'ha ancora Sandro, i martelli. Ha lavorato tanti anni Sandro con mio padre, quindi. Quanti anni ha lavorato con papà tuo? Ma 7, 8, sì, poi, ma perché, allora, credo che è dovuto andare via perché era diventato grande, doveva guadagnare, ecco, questo Perché è il tutto il motivo. periodo che rimani a bottega. No, finché fai l'apprendista non ti pagano, magari sicuramente gli Cosina. avrà dato, certo, qualcosa, penso, ma non grosse Diciamo, è stato cifre. anche l'allievo prediletto, se Eh gli ha sì, nulla. passato gli Sì, 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 strumenti è sì, sì, proprio sì, 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 un passaggio di consegne, sì, 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 s
all'improvviso, quindi non è che ha detto lascio la roba, però noi abbiamo dato tutto a lui perché ci ha lavorato tanti anni in quella bottega. Sandro è un creativo, se tu dici guarda questo disegno, a me questo non mi piace, se vuoi te lo faccio così, se no
Non te lo faccio. Infatti, raccontaci un po' com'è il tuo rapporto con Sandro, che è un po' il fabbro Sandro del paese. Io c'ho amore per Sandro, che lui lo sa benissimo perché mi ricorda la mia gioventù, che io lo sentivo chiacchierare con mio babbo e lui ci voleva molto bene, molto, molto, era un bene reciproco. Quindi, insomma, Sandro, tu dici, Sandro non è una persona a cui si può chiedere di fare un lavoro su esecuzione, sì, lui è un artista. Lo fa. Raccontaci perché un po' com'è però, Sandro. Ecco, lui lo fa, però ci deve mettere di suo, perché ti trova tutti i difetti di quello che tu le mie, allora, io ho fatto fare questi bastoni, dico, Sandro, però io ci voglio uno semplicissimo, ma ha fatto un'opera d'arte. L'ha rigirato, poi ci ha messo un altro pezzettino tutto battuto per bene. Più bello di quello che io avevo fatto, logicamente. Poco e soso è questo, che invece la sua arte deve essere pagata, perché lo merita, deve sapere, perché sa fare.